È lunedì 23 luglio, buongiorno, il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemolise. In apertura del nostro TG del mattino parliamo di un museo della memoria davvero particolare. Si trova a Macchia Godera, sono esposte le foto della gente del posto a partire dalla fine dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Ce ne parla Sergio Di Vincenzo. In uno spazio di pochi metri quadrati sono racchiusi tre secoli di storia di Macchia Godena. Oltre 500 scatti fotografici rendono omaggio ai volti, ai luoghi e alle feste che hanno caratterizzato e caratterizzano il paese. Si va dalla banda musicale immortalata alla fine del XIX secolo alla prima squadra di calcio fondata durante il ventennio fascista, dalle feste patronali del dopoguerra ai nostri giorni con la visita di Rivellino, il fuoriclasse della nazionale di calcio brasiliana, originario naturalmente di Macchia Godena. Questo museo della memoria lo ha creato dal nulla Antonio Sebastiano, ha bussato a tante porte per chiedere in prestito le foto. All'inizio c'era un po' di diffidenza, ma poi l'idea è piaciuta e ora sono i suoi concittadini a contattarlo regalandogli autentiche chicche. Io facevo il portalettere a Isernia, nel 2001 sono andato in pensione e avevo questo localetto e ho pensato di fare una mostra fotografica, di ricordare un po' tutti i personaggi che purtroppo non ci sono più, persone, parenti, tutto, e le cose del passato, le tradizioni. Il senso di questa esposizione, a pochi passi dal castello e dal municipio, è racchiusa in questa frase. È un omaggio a quelle tante persone che, nonostante una vita di stenti e sacrifici, con grande dignità hanno saputo trasmettere messaggi di umanità, rettitudine e onestà. Il Museo della Memoria di Macchia Godena si sta avvicinando ai primi 20 anni di vita. È stato visitato da qualche migliaio di persone. I più entusiasti sono naturalmente gli emigranti. Per loro è grande l'emozione nel ritrovare le foto di quando erano ragazzini, oppure quelle dei loro avi. Viene gente, cosa dice? E rimane con te, maggiormente quelli che vengono dall'estero e trovano i loro parenti, i nonni, i bisnonni e rimangono contentissimi e chiedono foto, fotocopie per ricordare. Una notizia prima di passare alla rassegna stampa e di chiudere il nostro TG del mattino: è morto all'hospice di Larino, dove era ricoverato Mario Di Gaetano, il fratello del nostro collega Enzo. A Enzo e alla famiglia Di Gaetano le condoglianze dell'editore Quintino Pallante, del direttore Emanuela Petesce e di tutti noi di Telemolise. I funerali domani a Campobasso nella chiesa di San Pietro. Ed è tutto per il nostro TG del mattino. La rassegna stampa adesso con il giornale del Molise.it, l'apertura è dedicata ancora alla sanità, siamo in emergenza ma nessuno interviene, cittadini indignati, l'articolo a firma del collega Giovanni Minicozzi che raccoglie le segnalazioni di molti cittadini indignati appunto per la situazione definita di emergenza. La cronaca: ciclista di 25 anni di Larino investito a Vasto, portato a pescare in elicottero. Museo della Memoria, ne abbiamo parlato, la storia di Macchia Godena raccontata con le fotografie. Al via la quarta edizione del Memorial Marco Belardo e poi da Isernia, punto nascita, le nuove strategie messe in campo per salvare il reparto. Quando la burocrazia uccide la cultura, il teatro popolare verso la chiusura? Questo l'interrogativo e il riferimento è alla rassegna di teatro popolare di Campobasso. Sanità, ancora il rimando al titolo di apertura e poi 159 bandiere del gusto assegnate al Molise per la CGL personale ATA nelle scuole. Dopo i trasferimenti, disponibili 101 posti per immissioni in ruolo in Molise. Poi a seguire gli altri titoli vi segnalo le sezioni editoriali, idee ed opinioni e le notizie dalla regione e dall'Italia con gli approfondimenti. Vediamo le prime pagine dei giornali regionali in edicola adesso. Primo piano Molise, l'apertura: diritto alle cure, Puchetti invita Grillo, il sindaco di Larino ha scritto alla ministra della salute, venga in basso Molise, solo così potrà rendersi conto della realtà e delle esigenze del
territorio, dopo il caso che ha fatto discutere ovviamente anche a livello nazionale. Schianto mortale in moto, lutto cittadino a Guglionesi, intanto attese le decisioni del pubblico ministero, soccorso in eliambulanza, ciclista di Larino investito a Basto e in gravi condizioni. E poi vediamo No Tunnel, vertice in giunta, Toma analizzerò la documentazione, ovviamente il tunnel è quello di Termoli e poi c'è il punto anche di primo piano sulle condizioni del manager Sergio Marchionne. Marchionne peggiora, sgomento a Termoli dove c'è ovviamente la sede della una delle sedi di FCA. E poi la storia, 26 luglio 1805, il terremoto che devastò il Molise e l'intervista alla presidente Arcighei da Pierluca Alluce, quanto mi è costato, ma oggi sono una donna innamorata e felice, sabato 28 il Pride a Campobasso. Il concerto dell'estate, poi lo troviamo in basso, Neck, Renga e Pezzali mandano Termoli in visibilio, sabato sera il concerto al Porto di Termoli. Lo sport incognita, iscrizione, siamo al calcio, lupi, nuovi striscioli di protesta dei tifosi, il pubblico rossoblu punta il dito contro il sindaco. Serie D Agnone, ecco pure Salifu, Lisernia presenta Mister Silva e poi il caso, arbitro manda a quel paese i tifosi, 2 mesi di sospensione, una notizia questa particolare. Andiamo a vedere anche il quotidiano del Molise, l'apertura: la dieta mediterranea fa male, docente Unimol, una fake news. Giovanni Scapagnini, professore di biochimica clinica, dice pasta e olio d'oliva come le sigarette è insensato. E poi sotto la testata, nei giorni dell'esodo estivo, imprudenza e vie insidiose, raffica di incidenti a Campobasso, 2 incidenti in poche ore. Trauma cranico e prognosi riservata, giovane ciclista molisano investito da auto a Basto Marina, portato in elisoccorso a Pescara. A 25 anni è di Larino il ragazzo che è rimasto seriamente ferito ieri mattina nella località turistica abruzzese. E poi dati del Centro Studi del Senato, regionalismo differenziato, solo Molise ed Abruzzo mancano all'appello, c'è questo approfondimento. E poi da Termoli la gratitudine della Wilm, la Fiat perde Marchionne, un genio nei panni del manager. Isernia, la regione Molise trova casa in via Berta, una sede a disposizione della presidenza del Consiglio regionale. E poi il concerto di Termoli, anche qui Max Pezzali, Renga e Neck scaldano l'estate termolese. I titoli di sport poi, spazio allo slalom città di Campobasso, Castiglione si aggiudica per la seconda volta il Città di Campobasso e per la serie di calcio Campobasso monta la rabbia dei tifosi contro il comune. Da Agnone preso dal Modena al giovane ghanese Alimeia Salifu e da Isernia oggi sarà presentato Massimo Silva. Uno sguardo anche ai titoli del quotidiano telematico Futuro Molise, il corteo a Larino contro i tagli della, alla sanità, in 1500 protestano per dire no al smantellamento della sanità in Basso Molise. E poi la cronaca anche qui, ciclista molisano investito da un'auto a Basto Marina, trasferito in eliambulanza a Pescara. Lutto, è venuto a mancare il fratello del giornalista Enzo Di Gaetano, il cordoglio anche di Futuro Molise. Domani a Campobasso ripetiamo i funerali. E poi Venitelli fuori da tutto, ricorre contro il suo stesso partito, il Partito Democratico appunto. A scorrere poi gli altri titoli, Agnone con il filosofo Ermanno Bencivenca si apre la stagione estiva di Poietica Art Festival, e da Termoli tutto pronto per la terza edizione di 50 ore contest cinematografico. Si è conclusa fra gli applausi di un grande pubblico la 14ª edizione di Jazz Campo in Galdo. E poi Campobasso, inaugurazione della Casa del Popolo, lo spazio di auto-organizzazione sociale autogestito. Da Isernia si continua a parlare della chiusura di Senologia, Izzo, e adesso si inizia a fare sul serio. Termoli, agosto in fiore, al via il concorso che premia la bellezza. E poi a scorrere gli altri titoli di Futuro Molise.
Passiamo la segna adesso ai quotidiani nazionali, ci sono le notizie ed i commenti ovviamente sulle condizioni di salute di Sergio Marchionne in evidenza. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera, vedete c'è una foto di Sergio Marchionne con Mike Manley, l'inglese appena nominato alla guida di FCA. E poi la prova dei mercati per la nuova FCA senza Marchionne, stato irreversibile per quanto riguarda il manager, fanno sapere dalla clinica di Zurigo, e poi Elkan dice non tornerà, notizie molto tristi. A Bruxelles rivede le regole, il virgolettato, l'intervista CDP Rai, servizi e taglio delle tasse, parla il vice premier e ministro degli interni, ovviamente Matteo Salvini, che avverte l'Europa, tria il programma sì, ma nei limiti del bilancio. E poi in basso il ragazzo che nessuno sa come operare, l'incidente giocando a calcio, clavicola lussata, ora sfiora la aorta, cerco uno specialista. Approfondimento su questa notizia. La Repubblica, vediamo l'apertura, Elkan, Sergio ci ha salvato ma non tornerà più, lettera del presidente di FCA ai dipendenti. Lettera di Elkan appunto, Zurigo, Marchionne in terapia intensiva, il nuovo Aldi Manley già al lavoro a Torino. E poi l'immagine che è quella di Molinari, storica impresa per Molinari, primo italiano a vincere un major, e parliamo di golf. In basso poi stop sugli indennizi ai licenziati e scontro tra PD e Di Maio, e tria blinda il bilancio, i titoli principali sulla prima di Repubblica. Vediamo anche la stampa, Sergio non tornerà più, è il virgolettato della lettera di Elkan ai dipendenti FCA, ma intanto già al lavoro, FCA riparte da Torino, condizioni irreversibili quelle di Sergio Marchionne, Elkan intanto scrive ai dipendenti è stato il migliore. All'ingotto la parola d'ordine continuità, attesa per la reazione ovviamente delle borse. C'è poi questa fotonotizia bellissima, fenicotteri, arrivi triplicati, la Maremma si tinge di rosa. E poi ancora Trump, Putin, una chance per l'Italia, energia, Washington preme su Roma, subito il TAP. Troviamo in basso anche questi altri titoli, Madonna, 60 anni da rivoluzionaria, dalla musica al costume, 60 anni appunto di Madonna, e poi un corso per mollare tutto, noi che viviamo in barca con 500 euro al mese, e sono i riflessi anche della vita moderna. E poi c'è il Fatto Quotidiano, l'apertura invece dedicata ai migranti, il mese nero, migranti meno morti dell'anno scorso, ma a giugno sono di più, trend invertito negli ultimi dati dell'OIM, meno partenze, più vittime. Sotto la testata PD spaccato sui soldi ai licenziati ingiustamente, e Di Maio gode, filo Confindustria, disegno di legge dignità Damiano, decreto legge dignità Damiano contro i vertici. E poi il caso Marchionne, Fiat FCA, Torino dopo Marchionne teme di restare senza auto, il manager in coma, la città si interroga. La fotonotizia, poi vediamo la storia di copertina, la nuova cupola si organizza, e l'approfondimento del Fatto Quotidiano che troviamo in prima pagina. Il Messaggero di Roma adesso, FCA comincia il dopo Marchionne, il manager in coma irreversibile, nella clinica di Zurigo ammessi soltanto i parenti più stretti, questa mattina all'ingotto si riuniscono i 20 dirigenti top del gruppo guidati da Elkan e Manley. E poi c'è il ricordo che riguarda le origine abruzzese di Marchionne, noi figli d'Abruzzo siamo gente tosta, in questi luoghi non ci si arrende mai. Fotonotizia a centropagina, blitz di Israele in Siria, salvati 800 caschi bianchi, e poi c'è l'Istat che cambia guida, arriva il demografo che bocciò lo Ius Soli, Blangiardo, questo è il nome, professore vicino alla Lega, alla presidenza, e poi al D della RAI, e ancora Ampass frenata su
Salini l'approfondimento del Messaggero di Roma. Andiamo a vedere allora adesso la prima pagina del Sole 24 Ore nella edizione del lunedì dedicata agli approfondimenti delle professioni soprattutto, ma anche a questo titolo: vaccinazioni via l'obbligo dove la copertura è già sufficiente, la nuova linea, il ministro Grillo punta su un sistema flessibile, entro fine mese il disegno di legge, i risultati, la tutela antimorbillo risale in un anno dall'87,3% al 91,7%, ma 5 regioni sono ancora sotto al 90%. E poi l'esperto risponde, vademecum sulle assenze per malattia, professioni, lo studio diventa 4.0 grazie al trampolino delle start-up, e poi casa, residenze per studenti, Italia in ritardo. Ultimo giorno intanto, vedete, per il 7.30 scattano le correzioni e poi parte il concorso presidi, ma è ancora scoperta una scuola su 4, sono i titoli sulla prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì. La Verità, vediamo l'apertura. Parla Casaleggio, il cambiamento travolgerà tutto, il Parlamento forse sarà inutile. Populismo superato, giustizialismo aberrazione, il Movimento 5 Stelle non è contro le aziende. Quindi intervista a tutto campo di Casaleggio sulla Verità. Marchionne intanto shock, c'è chi festeggia, odiatori in azione, pioggia di insulti sui social, titoli duri sui giornali e così Fiat e commenti fuori luogo. Esplode la polemica all'ospedale di Zurigo, dicono che le sue condizioni sono irreversibili, oggi a Torino riuniti i top manager. E poi c'è il caso dello scontrino omofobo, si è subito scatenata la psicopolizia della lobby gay, almeno questa è la visione della Verità. E poi c'è la fiera delle banalità, lo giudicano senza nemmeno averlo capito ancora sulla vicenda di Sergio Marchionne. L'inchiesta case sfitte e viaggi gratis, ecco i sei buchi neri dell'INPS del professor Boeri, molto criticato in questi giorni. E poi in basso, infrangibili, credete alla felicità e vi ammalerete di meno. Vediamo anche i titoli del Mattino di Napoli adesso, i piani del dopo Marchionne, l'apertura, la D di FCA Manle oggi riunisce il comitato esecutivo e con Elkan parla agli analisti, debito azzerato, alleanze, nuovi modelli e futuro delle fabbriche nazionali sul tavolo. E questa l'apertura. Poi l'altro titolo in evidenza, via a due impianti per trasformare migliaia di ecoballe, le gare a Caivano e Giuliano diventeranno combustibile. Poi c'è intanto un approfondimento dedicato alle amichevoli estive del Napoli, in particolare Napoli di Ancelotti già da spettacolo, ma c'è anche purtroppo questa notizia, la tragedia di Schitella, mare killer, nonno annega per salvare la nipote di 10 anni, il 70enne napoletano trascinato dalle correnti, giornata di paura lungo tutta la costa campana, quella ovviamente di ieri. Uno sguardo anche a titoli del Secolo d'Italia, PD contro i lavoratori e l'apertura a tutta pagina, una volta era considerato il partito dei lavoratori, scrive il Secolo d'Italia, adesso ovviamente con riferimento alle ultime prese di posizione, almeno secondo il giornale, c'è una linea diversa. Primo piano Marchionne si aggrava, nuovo AD per Fiat FCA, internazionale populista ora Bannon sfida Soros e Austria non è di parola, Italia si rivolga all'ONU, l'Austria del giovane cancelliere Kurz che pretende di imporre la doppia cittadinanza agli italiani dell'Alto Adige non mantiene la parola, sfida l'Italia e il diritto e mette in discussione la ragione stessa dello statuto dell'autonomia, l'approfondimento. Chiudiamo la rassegna stampa come di consueto andando a vedere i titoli sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport. C'è la vetrina per Molinari, definito leggenda, l'Italia ha fatto golf, Chicco ci regala il mitico British, il nostro primo major, ora sì che sono fra i grandi, dice il campione del golf. E anche sulla Gazzetta il dramma Marchionne, manager in condizioni irreversibili,
possibili. E intanto l'ultimo sogno, riportare Maserati in Formula 1. L'idea era di affiancare il marchio nel 2019 alla Haas. FCA intanto Malle è già al lavoro, e c'è anche purtroppo la brutta notizia che arriva da Hockenheim, dal Gran Premio di Germania di Formula 1, shock Ferrari, Vettel che errore, rimontona Hamilton. Intanto per quanto riguarda il calcio, Milan attacca tutte le sfide che aspettano Elliott, nuovi dirigenti, Leonardo Kei, ora Gazidis e Gandini, poi il direttore sportivo, obiettivo Pipita per quanto riguarda il mercato, difendere l'organico, fair play finanziario. E poi in basso un addio con veleni razzisti, Ozil basta Germania, io tedesco se vinco, immigrato se perdo, polemica presa di posizione. Poi c'è il mercato delle big, Inter c'è un Herrera nei piani di Spalletti, Roma intanto preso Olsen. Uno studio fatto a Russia 2018, mondiale di calcio, che fisico bestiale, Ronaldo 33 anni, meglio dei ventenni. E c'è anche questo aspetto, questa notizia che riguarda il campione portoghese acquistato dalla Juventus. Noi chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e il primo appuntamento dell'informazione di Telemolise per quanto riguarda la giornata di oggi. Vi ricordo il prossimo, il telegiornale in diretta alle ore 14. A voi tutti grazie e buona giornata.